è un grosso esperto del Doppler, quindi è difficile parlare davanti a loro. Io voglio essere sintetico anch'io, anche perché questo è proprio ovviamente dei quadri anatomici e qualche riferimento su Erika. È chiaro che l'ecografia è stata un grande aiuto per lo studio dei vasi addominali, un grande aiuto perché prima queste strutture venivano studiate con estrema difficoltà, con angiografie. Oggi sicuramente ci sono anche delle metodiche di gran lunga più capaci di darci delle finezze come le TAC, tridimensionali, costruzioni tridimensionali. Tuttavia l'ecografia che veniva a fare è una metodica non invasiva, ha un costo sostanzialmente basso, ci permette di andare anche a letto del paziente, con il paziente non può muoversi, e soprattutto riesce ad associare l'immagine morfologica anche alla condizione Doppler. In non invasività e basso costo, in alcuni paesi europei si è adoperato per fare lo screening dell'aneurisma dell'aorta e quindi della possibilità di fare una diagnosi precoce prima che si arrivino a 6 centimetri, 6 centimetri di mezzo, che sono, qualora ci sia una rottura dell'aneurisma, particolarmente letali. Ogni cosa ha una medaglia e il suo rovescio. L'operatore, diciamo che questa anatomica è operatore indipendente, lo sono tutte, e in particolare l'ecografia, perché ci vuole un training, specialmente per lo studio Doppler dei vasi. Ovviamente ci sono dei limiti che non sono legati all'operatore o alla, ma caratteristicamente alla fisica degli ultrasuoni. Soggetti obesi difficilmente possono essere studiati bene, gli artefatti a metabolismo intestinale sono immodificabili in molti casi, e soprattutto non è sempre possibile discriminare i rapporti con i vari vasi. Iniziamo con l'aorta. La profondità del vaso fa sì che bisogna usare delle sonde a bassa frequenza o prevalentemente a basse frequenze, quindi c'è una risoluzione, una riduzione della risoluzione dell'immagine, e poi tutta una serie di organi vicini possono dare dei sostanziali problemi. Quali sono le scansioni con cui si può studiare l'aorta? Sono le stesse con cui valuteremo la cava inferiore: scansione assiale, longitudinale, coronale, che vedete lì descritte nella diapositiva mancante. Ovviamente a tutte queste scansioni può essere associato lo studio del morfo e il corpo. Sintetizzate in immagine le scansioni: la longitudinale, la trasversale, la coronale. Vedete quella longitudinale si fa tutto lungo l'asse del percorso dell'addome, che ci permette in questo modo di studiare bene l'emergenza dei vasi, ma anche le caratteristiche dei due più grossi vasi, che sono la cava e la aorta. Limiti sicuramente legati all'insolazione e alla porzione inferiore della aorta e della cava, perché mentre superiormente abbiamo la finestra epatica che ci aiuta a vedere i vasi, inferiormente la finestra non c'è il fegato, e in più ci sono le ansie intestinali che possono creare una sovrapposizione difficile da escludere. Lo studio della cava, vedete, è una struttura longitudinale. In longitudinale si presenta ovviamente con un vaso lungo, con pareti abbastanza evidenti, uno spessore da 5 mm di pericogene, che da un diametro di 3 cm circa, un diametro di 1,5-2 cm, va progressivamente riducendosi verso una porzione inferiore dove va a biforcarsi. La cava, la aorta a livello suprarenale ha una minore resistenza su cui lavorare, quindi ha una curva sostanzialmente bifasica, ma sempre, vedete, positiva. La linea delle scisse esprime quando l'onda si avvicina, quando si allontana. Di solito la aorta suprarenale ha un vaso che ha questo aspetto Doppler, cioè tutto positivo, non abbiamo quindi deflessioni negative dell'onda, perché si lavora su bassa resistenza. Man mano che andiamo verso il basso, vedete come l'onda può diventare di tipo trifasico, in cui incominciamo a avere una negatività. Misurare un calibro della aorta in condizioni fisiologiche non è molto difficile, però bisogna essere attenti se poi il paziente ha aneurisma della aorta, perché vedete, a volte le aorte aneurismatiche, ma anche le aorte dei soggetti anziani, possono avere un andamento un po' tortuoso, un po' obliquo, quindi bisogna stare attenti e misurare una scansione migliore per evitare il cosiddetto effetto salame, cioè sappiamo bene che affettare un salame come A o come B modifica, quindi dando un'inclinazione diversa, modifica il diametro. Questo è importante quando siamo dinanzi all'aneurisma, possiamo sfruttare questo sistema un po' in
questo momento possiamo aggiungere il diametro trasversale. Ripeto, in un'aorta normale e semplice, in un'aorta di un anziano, magari obeso e tortuosa, diventa un po' più difficile. I vasi che emergono dall'aorta sono il tripode celiaco, da origine proprio al tronco celiaco, alla splenica, all'epatica, la mesenterica superiore e inferiore e le arterie canali. Vedete l'emergenza della, del tronco celiaco, dell'arteria mesenterica superiore, molto vicini tra di loro, alcuni varianti apertoniche no, e vedete come si può anche fare una scansione trasversale dove c'è l'aspetto ad ali gabbiano, cioè abbiamo il tronco celiaco che si schiocca, quindi aspetto colore, in vasi che vanno a sinistra, alla nostra sinistra, che corrisponde alla destra del paziente, che è l'arteria epatica, e alla nostra destra, che è la sinistra del paziente, l'arteria splenica. Si può andare a misurare la velocità del tronco celiaco, l'angolo di solito è sufficiente, le misurazioni qui possono essere variabili, dato che è difficile misurarlo perché è una struttura profonda, però possono essere variabili in funzione del respiro, perché l'arteria tronco celiaco si modifica verso l'alto o verso il basso a seconda delle condizioni del respiro, per cui nel paziente possiamo avere effetti diversi. Vedete, la stazione può essere eseguita anche non solo in trasversale al momento del mondo, ma anche in longitudinale, con un buon angolo di insonazione che permette di studiare bene questo vaso. Come vedete, ha una fase diastolica evidente, perché è un vaso che va ad irrorare strutture parenchimali che hanno sempre bisogno di essere irrorate, per cui troverete sempre una fase diastolica presente, perché gli organi parenchimali non devono avere momenti di non irrorazione. Vedete qui lo schiocco del tronco celiaco nell'arteria splenica, che in questo caso si presenta con una depressione positiva, perché l'onda si avvicina verso la sonda in questa posizione, anche qui un indice di resistenza che in realtà è veramente alto, ma vedete, abbiamo una fase diastolica sostanzialmente mantenuta. Vedete come l'arteria splenica può anche avere un decorso, un tracciato negativo se andiamo nella porzione dell'angolo che poi va, perché si allontana dalla sonda, e allora lo stesso vaso può avere una pressione positiva o negativa a seconda dove lo campiono, ma sempre con un'area diastolica evidente, perché va a irrorare una struttura parenchimale. Lo studio dell'arteria splenica intraparenchimale è utile nella valutazione dell'ipertensione portale. Cutoff superiori a 0,63 o inferiori a 0,63 ci aiutano nel definire se si tratta di una splenomegalia dell'ipertensione portale da aumento di resistenza come la cirrosi o da aumento di irrorazione come per esempio la malattia mieloproliferativa, ma questo ne parlerà poi il professor Tarantino. Come lo studio dell'arteria epatica non è nell'arteria epatica comune non è sempre affidabile, perché l'angolo non è quasi mai buono, e dal punto di vista clinico può essere di maggiore aiuto andare a studiare l'arteria, il ramo destro dell'arteria epatica o il ramo sinistro, che anche lì, ne parlerà poi probabilmente il professor Tarantino, vi dà indicazioni più precise soprattutto nei pazienti trapiantati. Questa è invece l'arteria mesenterica inferiore, come vedete ha un'onda reverse, questo sta a indicare che lavora su dei sistemi ad alta resistenza, e quindi abbiamo una fase in cui si inverte la vascolarizzazione. È un vaso quindi che comunque ha un suo flusso, questo è un soggetto normale, sostanzialmente regolare, e l'angolo di solito è abbastanza facile da pigliare, però vedete il volume campione in alcuni vasi è difficile da inquadrare, a volte è necessario ridurlo per iniziare a metà del vaso, però tende a bussare e quindi potrebbe darsi che il volume campione va a strisciare sulle pareti del vaso. E vedete come durante l'esame i pazienti, mandando l'apnea, specialmente i più anziani, si possono instaurare anche delle strasistoli che sono facilmente visibili. È possibile andare a vedere le placche aterosclerotiche, vedete in questa fase c'è una placca che costruisce. Diciamo che lo studio dell'arteria mesenterica nell'ambito dell'ischemia intestinale ha dei limiti, probabilmente serve più nell'ischemia cronica piuttosto che nell'ischemia acuta. L'arteria mesenterica superiore, oltre all'escansione longitudinale, può essere vista anche in escansione trasversale, la classica escansione in cui troviamo il pancreas anteriormente, posteriormente la vena splenica,
emergenza delle arterie renali, in patologia piuttosto che nella problema renale. Questo è uno schema sulle velocità dei vasi sclerotici. Direi che hanno dei limiti, dei limiti che dipendono dal quadro patologico che abbiamo davanti. La mia opinione, l'unica che ci può aiutare un po' di più è quella dell'arteria setetica superiore, perché sono stati fatti degli studi che tendono a evidenziare con quale accuratezza una stenosi superiore al 70% può dare clinicamente una sua rilevanza. E vedete qui riportati con velocità superiori a 275 a 300, ovviamente nel primo caso abbiamo una maggiore sensibilità, nel secondo una maggiore specificità. Tuttavia la valutazione della arteria setetica superiore e inferiore nell'ischemia intestinale acuta ha dei sostanziali limiti legati alla metodica stessa, legata alla patologia, vi ha di più nella condizione cronica, perché l'ischemia intestinale cronica si manifesta da anziano malgrado questo non sia molto noto, nell'anziano la sua manifestazione clinica non è tanto frequentemente la classica angina abdominis, ma è prevalentemente un progressivo dimagrimento con l'iniziazione del paziente. Per cui l'anziano molto spesso va giustamente a fare la colonoscopia, è andato a fare la colonoscopia nel sospetto di neoplasia. Nel caso in cui abbiamo questi particolari dimagrimenti che non vengono giustificati da una malnutrizione del paziente, cosa che accade nell'anziano, o dalla neoplasia del colon, in questi casi c'è uno studio abbastanza grosso effettuato negli Stati Uniti alcuni anni fa, lo studio della porzione iniziale dell'arteria mesenterica superiore può essere di aiuto, perché questi pazienti molto spesso hanno dei quadri di ischemia cronica. Perché la porzione iniziale? Perché di solito quando lo stenosi viene nella porzione iniziale dell'arteria mesenterica si sviluppano una serie di circoli collaterali e quindi questi poi alla fine nel corso degli anni non riescono più a sopperire e danno questo quadro di ischemia cronica. L'ischemia acuta invece difficilmente dipende dalla porzione iniziale dell'arteria mesenterica superiore, dipende di più dai suoi distretti a valle e di noi col doppio non ci arriviamo. Per cui poniamoci limiti, ma abbiamo molta letteratura, ha parlato a favore dell'arteria mesenterica superiore, assicuro non c'è nessuna linea guida che parla dell'arteria mesenterica come esame da studiare in doppio nel caso di ischemia acuta, almeno la mia conoscenza. Scansione longitudinale o leggermente obliqua, vediamo l'emergenza di un piccolo vaso che in realtà è l'arteria mesenterica inferiore, è un vaso ad alta resistenza, perché vedete qui in questo piccolo vasellino e anche nel traversale si può vedere. Lo studio Doppler di questo vaso è molto limitato perché nelle condizioni normali è molto sottile, può essere un aiuto nel caso in cui abbiamo un aneurisma e l'aorta localizzata in quella sede, vedere se il trombo che di solito è presente negli aneurismi si associa anche all'interessamento della mesenterica inferiore. Le arterie renali sicuramente sono motivo di ampio studio in ecografia. Questa è la scansione che viene più facilmente presentata, scansione trasversale di poco inferiore all'emergenza dell'arteria mesenterica superiore, dove basculando la sonda si possono vedere i due vasi che emergono a destra o a sinistra, e questa è la classica scansione che viene rappresentata. Tuttavia, bisogna considerare che non è una scansione semplice e non ha sempre, e siccome lo studio delle arterie renali deve essere associato anche allo studio Doppler, non sempre sono insonabili le emergenze arterie renali e non sempre sono ben studiati con l'angolo. Per cui, come più volte mi ha insegnato il professor Cagliata, forse eseguire una scansione coronale già fin dall'inizio ci permette di valutare bene l'emergenza delle arterie renali, in questo caso una scansione coronale destra, quindi il paziente del decubito laterale sinistro, vedete qui, e io ci vado da destra, vedete qui è possibile andare a scansionare bene, in questo caso ho fatto l'esempio anche dell'arteria renale di sinistra, vuol dire che va anche il vaso più profondo, e si riesce a vedere bene questa arteria renale che ha un buon angolo, che è comunque lì inferiore a 60, e vedete come si vede la fase diastolica che è fondamentale perché il rene deve essere sempre irrorato, non flusso abbastanza laminare come testimoniato dalla presenza di questa finestra scura al di sopra.
Questa è la classica immagine che più spesso si trova sui testi, e questa foto sta a indicare che l'evento fibrodisplasico, che si associa soprattutto nei pazienti più giovani, e può essere localizzato in tutto il vaso. L'evento aterosclerotico, al contrario della nostra testa diapositiva, è di più all'apice, più frequentemente all'apice dell'emergenza, nel punto di emergenza dalla aorta. Quindi questo sta a indicare che noi dobbiamo campionare il vaso in tutte le sue porzioni, soprattutto nei giovani, ma anche negli anziani, per vedere se ci sono dei punti di stenosi. Vedete, l'emergenza ha la sua origine dalla aorta, dove si può, a volte è molto difficile evidenziarlo, progressivamente nella porzione centrale del vaso, e quindi nella porzione ancora centrale del vaso, con buoni angoli di insonazione, e quindi anche nella porzione in cui entra all'interno del filo renale. Vedete qui, è importante che l'angolo sia corretto. Vedete, nello stesso paziente, come poco fa, faceva vedere già il professor Draghi, 78 gradi oppure 60 gradi modificano notevolmente la velocità e la stima della velocità. Questa è la nuova scansione che ho fatto vedere poco fa. Questa è la scansione colore. Vedete come il vaso arterioso, in questo caso, blende, che si allontana dalla sonda, il flusso, mentre questo si avvicina. Parallelamente vediamo la cava, questa è la scansione buona pure per studiare eventuali linfonodi a 8 cavalli. Perché valutare bene l'angolo? È per diversi motivi. Intanto sottolineiamo che non esiste mai una normale curva di un'arteria renale che arriva al cosiddetto zero, cioè è necessario sempre che ci sia una fase diastolica che sia evidente e che permette l'irrorazione del parenchima. Ma è importante l'insonazione perché per la diagnosi di stenosi sono importanti la velocità sopra 180 o associata al rapporto aortico sopra 3,5 sono abbastanza utili nel definire una diagnosi di ipertensione da stenosi neurovascolare. Quindi capire bene, condizionare bene l'angolo sia abbastanza importante. Un altro parametro che abbiamo valutato non soltanto nello studio dell'arteria renale, ma anche nello studio delle nefropatie in alcuni casi, è la valutazione dell'indice di resistenza dell'arteria interglobale. Qui vedete riportata sotto la formula, che però ci interessa poco perché tanto la calcola la macchina. È necessario che la misurazione sia effettuata nelle arterie interglobali quarciformi, devono essere ripetute almeno 3 misurazioni in zone diverse del rene. E poi, se le misurazioni non sono sovrapponibili, è necessario stare attenti, perché bisogna allora fare 3 leucitogrammi per le misurazioni dell'indice di resistenza. Un indice di resistenza sotto 0,60 è la normalità, soprattutto nei soggetti giovani. Nella nefropatia, un indice di resistenza sopra 0,7 è un indice già di patologia, e sicuramente sopra 0,8 è suggestivo di nefrangiosclerosi o di eventuali. A volte l'indice di resistenza può avere l'aspetto cosiddetto vagus tardus, è simile al flusso piccolo e tardo del polso, e questo è l'indice di patologia, soprattutto utile nella stenosi arteriale. L'indice di resistenza valutato dai patologi nel distinguere le necrosi dorsale del punto dalla prerenale o dall'insufficienza renale, ma non legata alla necrosi tubulare. I vasi poi si biforcano e non hanno l'origine delle vie. Ben andato. Le scansioni sono uguali a quelle della aorta, longitudinale, coronale e trasversale assiale. Il vaso può essere studiato anche in NMOD, in particolare posso vedere che il vaso ha delle modifiche, si riduce nell'ispirazione e si dilata nell'espirazione, tutto l'opposto di quello che avviene nella vena porta, e questo perché nell'ispirazione la possibilità dei gradienti di pressione intratoracici, del flusso del sangue di andare verso il torace è migliore, perché abbiamo una riduzione della pressione toracica, ed ecco che il sangue passa più velocemente e quindi
il flusso diventa più piccolo, altrimenti il carico diventa più piccolo, altrimenti nell'espirazione il carico diventa più grande perché trova maggiore difficoltà a passare. Per come mettiamo la sonda, noi abbiamo diverse onde, abbiamo un'onda cosiddetta retrograda o un'onda anterograda nei confronti del passaggio del sangue. Vedete, quando vi parlo di questa storia, ho un'onda retrograda e due onde anterograde, cioè un'onda che ritorna dal cuore verso la sonda e mi darà una deflessione positiva e due onde che vanno verso il cuore e mi daranno due deflessioni negative. Adesso vediamo. Vedete, questo è un tracciato classico della vena cava inferiore alta, dove voi trovate un'onda positiva e due onde negative. Quando vado più verso il basso, queste variazioni che sono dovute al ciclo cardiaco non le trovo più, di solito trovo un'onda bianca. Questa è una scansione trasversale, ovviamente il diametro della cava, l'ho messo apposta per vedere meglio, è massimo di 2, questa è una cava patologica. Che cosa sono queste onde? Abbiamo l'onda A, che viene chiamata atriale, la vedete in basso, l'onda S, sistolica, e l'onda D, che è la diastolica. Che succede? Guardiamo questo schermino che al centro. Nella cosiddetta fase dell'onda A, noi abbiamo una sistole atriale. Quindi, se la sonda è posta in questa sede, quindi dove indico con la freccia, il sangue tenderà a refluire un pochettino verso la cava, e una sonda posta in quella sede vede una deflessione positiva. Quando poi invece abbiamo l'abbassamento del setto atrioventricolare a causa della chiusura delle valvole, perché sta iniziando la sistole col passaggio del sangue dal ventricolo verso l'arteria polmonare, io avrò che il sangue passa tutto e quindi avrò una deflessione negativa. Quando poi ci sarà la fase diastolica in cui il sangue defluisce tutto dall'atrio nel ventricolo, la sonda posta sempre nello stesso punto che qui vedrà il sangue andare via e quindi avrò una seconda deflessione negativa. Queste onde sono utili perché nello scompenso cardiaco destro ci danno un aspetto velocitometrico particolare che non sto qui a descrivere. Quindi l'onda A è l'onda che corrisponde al deflusso del sangue nella fase di contrazione cardiaca. L'onda S è il momento in cui, dove è posta la sonda, si vede il sangue defluire dal cuore perché c'è la sistole che se lo sta portando via. E l'onda D è un'onda negativa dovuta alla diastole ventricolare in cui l'atrio, senza contrarsi, perché la gente fa passare il sangue dall'atrio al ventricolo. Quindi una positiva, due negative. Sostanzialmente i tracciati velocitometrici sulle parti che sono uguali, mi ripeto, si possono ben studiare con scansioni coronali e dove vedete anche con scansioni longitudinali, questa è una scansione intercostale in particolare, dove vedete che le onde sono uguali nelle condizioni di fisiologia. Lo studio M-MOD della cava è utile perché in uno scompenso cardiaco destro non troveremo la collassabilità con gli atti respiratori, vedete il vaso perfettamente lineare. Un altro parametro che viene usato nello scompenso, nello studio della cava inferiore, è l'indice, il cosiddetto indice di collassabilità della vena cava inferiore, ed è il rapporto tra il diametro massimo meno il diametro minimo sul diametro massimo per 100. Questo la macchina non lo calcola, potete calcolare voi. Qual è l'utilità? Sostanzialmente è quella di dare nel calibro inferiore a 2 cm, un indice di collassabilità superiore al 40%, non corrisponde all'ipertensione atriale, cosa che invece avviene se il diametro è superiore a 2 cm e se l'indice di collassabilità è inferiore al 40-50%. Ci può dare una contezza di quello che avviene dal punto di vista dello scompenso cardiaco in questi pazienti. La stessa cosa se il paziente è disidratato. Qui però l'indice di collassabilità serve molto di meno, perché come vedete sulla destra il braccio è perfettamente vuoto. Nefrologi usano molto questo parametro nello studio della cervicale. Continuando le scansioni trasversali, possiamo vedere gli altri vasi. Vedete il vaso renale di destra che defluisce nella vena renale, defluisce
colpisce la vena cava inferiore progressivamente, la vena renale sinistra che tende a defluire parallelamente all'arteria nella vena cava inferiore. La vena porta presenta solo due diapositive, il calibro, che ne parlerà più tardi, che va misurato parete interna del vaso all'incrocio con l'arteria epatica, e vedete come ci può dare indicazioni valide, un buon angolo di insonazione, andando a studiare la velocità di flusso portante. Poco fa vi ho presentato Trani, qui presento